Oscar Luigi Scalfaro nasce a Novara il 9 settembre 1918. La formazione adolescenziale e giovanile, negli anni difficili del fascismo, si compie all'interno dei circuiti educativi confessionali, in particolare in seno all'Azione Cattolica. Laureatosi nel 1941 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, entra in magistratura l'anno successivo e contemporaneamente si impegna nella lotta clandestina, prestando aiuto agli antifascisti carcerati e perseguitati e alle loro famiglie. Alla fine della guerra diviene pubblico ministero presso le corti d'assise speciali di Novara e di Alessandria, investite dei processi ai responsabili degli eccidi contro gli antifascisti, i gruppi partigiani e le popolazioni inermi di quelle zone. Ad allontanarlo definitivamente dalla carriera in magistratura e a spingerlo ad abbracciare l'agone politico, contribuirà un forte senso di responsabilità nei riguardi del futuro del paese. Alle elezioni del 2 giugno 1946 per l'Assemblea Costituente, il giovane magistrato Scalfaro si presenta come capolista per la Democrazia Cristiana e risulta eletto con oltre 46.000 voti. Sarà l'inizio di una lunga carriera politica e istituzionale, nel corso della quale, eletto deputato sin dalla prima Camera del 18 aprile 1948, sarà costantemente riconfermato a Montecitorio per 11 legislature, fino al 1992. Oscar Luigi Scalfaro diviene presidente della Camera dei Deputati il 24 aprile 1992. Un mese più tardi, il 25 maggio dello stesso anno, è eletto Presidente della Repubblica Italiana. Nel corso del suo mandato presidenziale, una duplice crisi, quella economica e quella etico-politica e istituzionale, legata allo scandalo di Tangentopoli e ai conseguenti procedimenti della magistratura. Una crisi, quest'ultima, destinata ad incrinare in modo sensibile il rapporto tra cittadini e istituzioni e a rendere persino più arduo l'indispensabile radicamento dei principi democratici e dei valori costituzionali nelle coscienze degli italiani. Durante questi 7 anni drammatici, come li definisce la stampa, Scalfaro difende costantemente i valori fondanti della Repubblica contenuti nella prima parte della Carta Costituzionale. Il mandato presidenziale di Scalfaro si è concluso il 15 maggio 1999. È fondamentale che c'è una distinzione forte sullo studiarla, come si studiano tante cose, e come la storia, insomma, no? O studiarla con un interesse molto acuto, o studiarla per viverla, perché la Costituzione è fondamentale, siamo cittadini italiani, o studiarla anche per difenderla. Dovrebbe essere la base di tutti i nostri comportamenti. Un'imposizione. Forzatura. Un patto, in qualche modo, che abbiamo fatto tutti insieme nel momento in cui l'Italia come democrazia dopo il fascismo è nata. Vengono violate sistematicamente tutte le regole. Prodotto dell'unione di sapienti mani che sono riusciti a costruire questo testo che ci ha reso liberi, caratterizzato da una libertà stilistica ed è una prosa elegantissima. Rappresenta lo Stato. È l'insieme delle leggi che dovrebbe mandare avanti lo Stato. E bisognerebbe in un certo qual modo comunicare alla gente quali sia il valore della Costituzione e perché debba essere rispettata, soprattutto nei suoi articoli fondamentali. Sta perdendo il suo valore, nel senso che comunque le istituzioni politiche non le stanno dando il giusto valore, non le stanno prendendo in considerazione per il documento fondamentale che invece è. Su cui si basa lo Stato italiano e appunto la quale vengono costruite le leggi. È la carta dove ci sono scritte tutte le leggi dello Stato italiano. La Costituzione italiana è l'insieme di tutte le leggi. Il fondamento
sul quale l'Italia dovrebbe basarsi nell'emanare le sue leggi. Può essere comunque modificata, perché no? La società si evolve, tutto cambia. Una composizione di leggi e di rispetto, ma è qualcosa che bisogna sentirsi dentro. Un insieme di valori di riferimento, diciamo, che definiscono un'identità di una comunità politica. Un insieme di articoli scritti da grandi uomini che, se applicati, questo è un problema annoso, trasformano persone da individui a cittadini. Qualcosa a cui fa riferimento e rapportarsi. La Costituzione è qualcosa che secondo me si studia molto poco, molto male, che si dimentica molto spesso. È quello che bisogna osservare per essere dei buoni cittadini. Delle norme fondamentali che dovrebbero essere rispettate e che non vengono rispettate. È un catalogo di diritti. Una questione di rispetto. Una serie di diritti e di doveri del cittadino è anche una forma di tutela. Non esiste! È l'ossatura dello Stato italiano. Cosa che tutti quanti vogliono cambiare, per motivi personali, ma quasi mai per riuscire a prevenire delle cose in un progetto futuro. È il documento fondamentale della Repubblica Italiana. Un insieme di regole che bisogna rispettare a tutti i costi. Una carta fondamentale a cui ispirarsi per qualsiasi altra cosa. È la fonte primaria dell'ordinamento giuridico. Un'unione di diritti e doveri dei cittadini e basta. L'istituzione italiana è un gran casino. Settembre 1943. Mussolini viene destituito. Si afferma il movimento resistenziale. Si sviluppa in questo periodo lo spirito comune di appartenenza ad uno Stato democratico, che si esprimerà nella sua completezza dopo il 25 aprile 1945, con la liberazione dell'Italia da parte degli alleati. Sull'onda lunga di questi sentimenti si consolida la necessità di uno spazio comune che prende forma nell'Italia democratica che ancora oggi conosciamo. È infatti nei lavori della Costituente che si realizzano le fondamenta della Repubblica e del modello parlamentare in cui si definiscono le progettualità di uno Stato in cui siano comprese tutte le anime che hanno vissuto la dittatura fascista e la tragedia della guerra.